Bentornati su Privacy Tech. Oggi vediamo come far diventare le nostre schede video più fresche e silenziose, sia Nvidia che AMD, grazie ad una cosa bellissima della quale molto probabilmente starete sentendo parlare parecchio in questi giorni, causa i nuovi Ryzen 7000, che si chiama undervolting. Magari avete una custom con un sistema di dissipazione non particolarmente performante, vedo già qualcuno di voi che ha alzato la mano, oppure la scheda andrebbe anche bene ma l'avete infilata in un case con un pessimo airflow o in una build Minitix super compatta che la mette un pochino in difficoltà, o ancora più semplicemente il caro bollette vi spaventa e ci avete ragione e avete deciso che la vostra GPU deve consumare meno. Ecco, in tutti questi casi l'undervolting può essere una vera e propria manna dal cielo. E in cosa consiste? Consiste nel mettere mano alle tensioni, al core voltage, abbassandolo, per cercare di rendere i nostri componenti appunto più efficienti, meno caldi e dunque anche più silenziosi, senza perdere prestazioni, se non in minima parte, o addirittura è possibile contestualmente in alcuni casi fare anche overclock, quindi migliorando le performance. Tra l'altro vi ho già parlato non molto tempo fa di undervolting in un video dove vi mostravo che risultati bomba ho ottenuto in questo modo con il mio Intel Core i9 12900K, qualcosa come appena appena 100 watt e 25 gradi in meno, sempre, ripeto, pari prestazioni. Infatti può essere eseguito tranquillamente anche sui processori e a breve faccio vedere qualcosa di interessante in merito proprio alle CPU, sui Ryzen 7000 ma non solo. A proposito, se vi va, perché no, schiacciate quel pulsante e iscrivetevi al canale. Lo dico per coloro che lo chiedono sempre: no, fare undervolting non mette a rischio la salute dei vostri componenti, quindi tranquilli, non c'è modo di danneggiarli, e di per sé è una procedura molto semplice, anche se esattamente al pari di quando facciamo overclocking, trovare il giusto compromesso vuol dire anche verificare che con le nuove impostazioni il sistema sia stabile, e per far ciò l'ideale è sempre metterlo alla prova in scenari differenti, quindi stress test, benchmark, provare anche un po' di giochi diversi per constatare appunto che il tutto vada liscio senza crash anomali o cali di performance strani, e ciò richiede naturalmente un minimo di tempo. Allora, partiamo da Nvidia, ma vi dico subito che anche se avete una scheda video AMD, seguite tutto il video perché concettualmente la procedura resta la stessa, cambia semplicemente il software tramite il quale modifichiamo le impostazioni, quindi diverse cose non le ripeterò, insomma, per avere un quadro completo guardate tutto il video, mi raccomando. Come protagonista abbiamo un RTX 3060 Ti di EVGA, che è un ottimo esempio di scheda con la quale vorremmo provare a fare un po' di undervolting, perché si tratta di una custom molto compatta, veramente piccolina, è lunga appena 20 cm, il dissipatore ha tutto fuorché dimensioni generose, quindi per mantenere delle buone temperature le ventole finiscono per girare a velocità sostenuta, raggiungono in gioco anche 2300 rpm con un livello di rumorosità dunque abbastanza elevato. Ecco, possiamo pensare di sfruttare l'undervolting per far diventare questa scheda video più silenziosa, ed è esattamente quello che ho fatto io. Quindi grazie all'undervolting abbassiamo la temperatura della GPU mantenendo le medesime prestazioni e barattiamo la perdita di gradi ottenuta per una riduzione cospicua della velocità delle ventole. La prima cosa da fare in questi casi è vedere un po' come funziona a stock, cioè con tutto a default la nostra scheda video. Vogliamo sapere a che frequenza viaggia tipicamente la GPU, perché il nostro obiettivo è farla lavorare alla stessa frequenza a cui opera a stock, ma con una tensione applicata, un core voltage ridotto, in modo da abbassarne la temperatura. E in realtà non c'è una risposta secca, un valore preciso, perché la frequenza della GPU varia in modo dinamico, il tutto è regolato dall'algoritmo di boosting di Nvidia, che sotto carico cerca sempre di mantenerla ai valori più alti possibili consentiti dai limiti di temperatura e potenza. Infatti, per richiamare due scenari concreti, chi ama giocare competitive, i vari sparatutto a dettagli minimi, solitamente vedrà lavorare la GPU ad una frequenza più elevata rispetto a quanto avviene nel classico single player a dettagli alti, proprio perché la scheda video in quel caso è messa meno sotto sforzo, non lavora al 100% e ci sono dunque
le condizioni per raggiungere frequenze più alte. Comunque, teoria a parte, ai fini della guida, per vedere come lavora la nostra scheda video, utilizziamo direttamente un benchmark. Unigine Heaven Benchmark 4.0 è gratuito, trovate il link in descrizione per poterlo scaricare, e HVinfo 64 per tenere sott'occhio tutte le informazioni relative alla nostra scheda video. Pure questo è gratuito, è uno di quei software che, ragazzi, non può mancare assolutamente nel vostro PC. Se non lo conoscete, la prima volta che lo aprite, mettete la spunta su solo sensori, perché ci interessano quelli, e naturalmente nello specifico i sensori della scheda video, quindi scorrete in basso finché non sono bene in evidenza. Unigine Heaven lo potete tranquillamente tenere in finestra in modo da avere in sovraimpressione HVinfo insieme al terzo software, ovvero MSI Afterburner, che ci occorre per modificare la curva tensione frequenza. Ok, abbiamo avviato Unigine Heaven, vediamo che dopo qualche minuto, in questo caso la temperatura ha sforato già i 70 gradi, la tensione è di circa 1 volt, quindi core volt è già assestato sui 1000 millivolt, le ventole girano già forte, quasi a 2200 rpm, e la frequenza si aggira intorno ai 1845-1860 MHz, siamo più o meno lì. E come frequenza target, cioè la frequenza a cui faremo andare la GPU, potremo prendere proprio, ad esempio, 1860 MHz. Apriamo il Curve Editor, ci clicchiamo sopra, oppure potete premere Ctrl più F, ovviamente della tastiera, e quella che vedete è la curva tensione-frequenza preimpostata. È un grafico dove su un asse abbiamo la frequenza e sull'altro la tensione, espressa in millivolt, e lei è proprio la nostra curva stock, che ovviamente non ci racconta nulla di diverso da quanto abbiamo appena osservato. Infatti, se mi posiziono a 1860 MHz, vedo che a questa frequenza corrisponde esattamente una tensione di 1006 millivolt. Per fare undervolting, molto semplicemente, dobbiamo modificare questa curva. Se appunto, ad esempio, la nostra frequenza goal è 1860 MHz, vogliamo che la GPU mantenga questo valore con una tensione inferiore rispetto a quanto fa a stock. Quindi se a stock il core voltage a 1860 MHz è di 1006 millivolt, come detto, devo fare in modo tale che sia più basso di quanto dipende da come reagisce la scheda video. Finché il sistema resta stabile, posso provare a scendere, ovviamente un po' alla volta, a step di 25 millivolt, e direi che possiamo partire direttamente anche da 950 millivolt. Ora, per modificare la curva ci sono approcci differenti. Quello concettualmente più corretto è il seguente: mi posiziono sul punto della curva in corrispondenza del core voltage che voglio provare, abbiamo detto 950 millivolt, e alzo tutta la curva fino ad arrivare alla frequenza desiderata, cioè 1860 MHz. La leggete a sinistra. Per alzare la curva potete cliccare su un punto e trascinarla su con il mouse tenendo premuto il tasto Shift, oppure potete utilizzare lo slider del core clock. Tra l'altro, una volta che avete cliccato sopra lo slider, poi per essere più precisi potete utilizzare anche le frecce direzionali destra e sinistra. Bene, abbiamo alzato la curva, a questo punto non ci resta che limitare la frequenza a 1860 MHz o a quella che avete scelto, in modo tale che non venga mai richiamata una tensione superiore a 950 millivolt. Qui è un po' tricky, ma nemmeno troppo. Tenendo premuto il tasto Shift ed il pulsante sinistro del mouse, dovete selezionare la parte del grafico a destra del punto della curva in questione, quindi corrispondente sempre ai 950 millivolt, come state vedendo, e in questo caso senza premere Shift, quindi non premete più Shift, ma semplicemente con il mouse, prendiamo un punto qualsiasi della porzione di curva selezionata e lo portiamo giù fino a toccare l'asse delle tensioni. Faccio applica ed eccola qui, la nostra nuova curva undervoltata. Se a volte non vi prende esattamente i valori che avete scelto, è normale, ragazzi, ogni tanto fa un po' i capricci Afterburner, ma non è un gran problema, potete sempre riprovare. Vedrete da subito, come nel mio caso, che la temperatura inizia a calare insieme ai consumi, la tensione è scesa correttamente, la frequenza è lei, e se il benchmark continua a girare tranquillamente, vuol dire che il sistema, almeno in prima istanza diciamo, risulta stabile, e potete provare dunque ancora a scendere con la stessa procedura a step di 25 millivolt. Provate 925, se va bene potete provare un core voltage ancora
inferiore. Quando avete fatto, salvate il nuovo profilo, avete 5 slot a disposizione e poi cliccate anche sull'iconcina di Windows in modo che ogni volta che riavviate il PC MS Afterburner parta in automatico con le nuove impostazioni. Per verificare che il sistema sia stabile, non vi fermate a Unity 11, ma come detto fatelo lavorare questo PC. Benchmark, stress test, ce ne sono quanti ne volete, ad esempio vi scaricate Superposition che è gratuito, la versione estesa è a pagamento, ma per fare il benchmark lo potete fare tranquillamente con la versione gratuita, fate il 1080p Extreme, già quello vi dà una buona indicazione, se no ci sono tutti i vari test di 3D Mark, tipo il Time Spy, tanti fanno il Time Spy Extreme, e provate poi giochi differenti. Insomma, accertatevi che con le nuove impostazioni, ripeto, il PC vada bene e non vi crashi, non vi ritroviate di fronte ad artefatti o a cali di prestazioni strani. Quindi cercate e controllate anche gli score, no? Vi segnate i punteggi che ottenete con tutto a stock e poi li confrontate con quelli che ottenete post undervolting. Nessuno vi vieta di provare ad utilizzare una frequenza anche superiore rispetto a quella che vedete ad esempio nel benchmark di Unity 11. Abbiamo visto nel mio caso con la mia scheda video che la 3060 Ti.xg di VGA mantiene più o meno i 1860 MHz. Io però ho provato a 1890 MHz e ho visto che sono stabile con 900 mV, quindi è come se avessi poi effettuato un undervolting ancora più aggressivo. Si può fare tranquillamente, sta a voi decidere qual è, in base alle vostre esigenze e preferenze, il giusto compromesso. Ricordandovi che la regola base è sempre quella, ovvero che frequenze superiori richiederanno tensioni maggiori, quindi volete provare a far lavorare la scheda a una frequenza un po' più alta, ok, allora dovrete utilizzare sicuramente una tensione un po' più alta. Viceversa, se volete dare priorità all'abbattimento dei consumi, della temperatura e quindi andare su un core voltage ancora più basso, dovrete rinunciare a qualche decina di megahertz. Tanto ragazzi, e quando parliamo di differenze sul clock di qualche decina di megahertz, il tutto si traduce in scarti prestazionali veramente piccoli. Differenze in percentuale proprio minime, che sì, sono misurabili tramite un benchmark, ma che non impattano in alcun modo, non vi cambiano assolutamente l'esperienza di gioco. E non vi scordate poi che c'è una cosa che si chiama Silicon Lottery, la famosa lotteria del silicio, che altro non vuol dire che a parità di componente poi c'è quello più fortunato che risponde bene quando va a smanettare e quello più sfigato che invece ti fa una bella pernacchia e ti dice: ah sì, la 3060 Ti di Kernan del tuo amico è stabile con a quella frequenza, a quella tensione? Guarda un po', io sono fatto male, so il chip sfigato e quindi a me mi devi dare una tensione maggiore. È esattamente questa la lotteria del silicio. Quindi tutti i valori, i numeri che trovate in guide come questa, anche se voi avete la stessa identica scheda video, che poi proprio identica non è, vi sto spiegando questo, di quel tizio, del tizio che fa la guida, vanno presi questi numeri non come riferimento assoluto ma come riferimento orientativo, senza contare poi che se ci avete un'altra scheda video lì è ancora un altro paio di maniche, perché il boost clock non sarà lo stesso, la tensione non sarà la stessa, quindi guide del genere servono per capire il metodo, per capire come funziona il tutto, in modo tale che una volta che avete acquisito il metodo sapete da voi affrontare la situazione per il vostro, nel vostro caso specifico, insomma riuscite ad ottimizzare il vostro hardware. Parlando un po' dei risultati che ho ottenuto con questo undervolting, vediamo che dopo 20 minuti di Unity 11 le ventole intanto non raggiungono più come a stock i 2300 rpm, ma si fermano a circa 2000, e poi la temperatura è calata di 5-6 gradi, che non sono pochi, siamo sui 65 gradi. Quindi scheda bella fresca, contando poi che è montata in un case. Si tratta sempre della configurazione da 1200 euro che vi ho portato non molto tempo fa. Già così la situazione a livello di rumorosità è migliorata, ma si può fare di più. Abbiamo del margine per avere una scheda un po' meno fresca, ma ancora più silenziosa. Quindi andiamo a mettere mano ad un'altra curva, ovvero quella della velocità delle ventole in funzione della
temperatura. Eppure questo lo possiamo fare direttamente tramite MSI Afterburner. Impostazioni, in alto c'è la voce ventola, spuntiamo abilità ed eccola qui. Semplicemente andiamo a limitare questa curva. Facciamo in modo tale che la velocità delle ventole non raggiunga mai il 100%, ma si fermi al massimo, ad esempio, al 67%, che corrisponde a circa 1740-1745 rpm. E magari la rendiamo un po' più aggressiva, cioè facciamo in modo che raggiunga questo valore prima, ad esempio, già a 65 gradi. Grazie a tutto ciò abbiamo ottenuto una scheda video che viaggia a temperature in linea più o meno con quanto vedevamo a stock, anzi leggermente inferiori, ma che consuma meno, nel mio caso lavora mediamente ad una frequenza un pochino più alta, ma soprattutto è decisamente più silenziosa, perché tra le ventole che girano a 2200-2300 rpm e 1740 c'è una bella differenza. Passando ad AMD, tutti i concetti che ho espresso fino ad ora restano validi. Quindi anche se avete una scheda video della Casa Rossa, la sostanza, come detto ragazzi, è quella e spero che abbiate seguito tutto il video. A cambiare fondamentalmente è il software che utilizziamo per mettere mano alle impostazioni. Infatti preferisco usare direttamente, come fanno poi praticamente tutti, il software di AMD Adrenaline Edition, che dovreste trovarvi tra l'altro già installato nel PC se avete seguito l'installazione tipica, quella standard insomma, dei driver. Per far lavorare la scheda video possiamo usare sempre tranquillamente Unigine Event Benchmark con HVinfo 64 aperto, oppure lo stesso software di AMD vi mostra in tempo reale le info relative alla scheda con tanto di overlay che si può attivare in un attimo dalla tab metriche che trovate nella sezione prestazioni. Ecco, faremo tutto quanto da qui. Una volta aperto il software clicchiamo sull'ultima voce della barra in alto, appunto prestazioni, e successivamente andiamo su ottimizzazione. Una volta che siete su questa schermata, spuntate a destra personalizzato, laddove c'è scritto sintonizzazione manuale, che non si può leggere, ma vabbè, e nel menu relativo alla nostra Radeon vedete che ci sono diverse impostazioni da abilitare: ottimizzazione della GPU, ottimizzazione ventola, VRAM e potenza. Da qui, insomma, avete pieno controllo della vostra scheda video. Per modificare questa volta tensione e frequenza non abbiamo a che fare con una curva, ma ci sono dei comodi slider. Questo se avete un RX 6000 come nel mio caso, mentre con le schede di passate generazioni dovreste avere proprio la curva tensione e frequenza. Comunque nello specifico sono presenti tre cursori: frequenza minima, frequenza massima e tensione, di base espressi in percentuale, ma basta cliccare su controlli avanzati per avere le frequenze in megahertz e la tensione in millivolt. E il giochino è sempre quello, fanciulli: se volete undervoltare bisogna agire sul core voltage abbassandolo e vedere via via se il sistema rimane stabile. Avrei voluto utilizzare la mia RX 6900 XT Reference, sarebbe uscito fuori un esempio molto più interessante di undervolting, visto che è una scheda video abbastanza, insomma, bella potente, con un sistema di dissipazione che è ok, ma ce ne sono indubbiamente di migliori, però al momento è liquidata e quindi io sono messo sempre così, mi veniva scomodo, potete comprendere, smontarla, rimontare il suo dissipatore originale. Ho ripiegato su una delle altre RX 6000 che ho qui a studio, una Pulse di Sapphire 6600 XT, una custom che di per sé va già benissimo, quindi non ci andrei a fare undervolting, però ai fini del video va comunque bene. Ora, due cose. Come detto abbiamo appunto frequenza massima e frequenza minima. Di base la minima è parecchio più bassa della massima. Vedete che in questo caso ad esempio abbiamo rispettivamente 700 MHz e 2664 MHz. Ecco, ho visto che molti utenti AMD smanettoni consigliano di tenere abbastanza vicine le due, diciamo distanziate di 100 o 200 MHz. Ho fatto un po' di test anch'io ed effettivamente sembra proprio che sia più facile, mettiamola così, essere stabili in questo modo. Per frequenza minima, tra l'altro, non si intende la minima in assoluto, ma quella durante le applicazioni
3D. Quindi vi consiglierei di provare a fare lo stesso. E dunque, ad esempio, in questo caso, se volessimo lasciare invariata la frequenza massima, alzo la minima fino a 2564 MHz. Mi interessa adesso farvi capire cosa state facendo concretamente quando agite sullo slider della tensione. Quando spostate questo slider a sinistra, altro non fate che undervoltare, passatemi sta parola che ho già utilizzato ma rende l'idea, tutta la curva, cioè applicate un offset negativo di tensione a tutta la curva in modo tale che ad ogni frequenza corrisponda adesso una tensione più bassa. Questo è ciò che fa questo cursore ed il valore che leggete dovrebbe essere il core voltage massimo che non andrete dunque mai a sforare. Ovviamente più in basso riuscite a scendere con questo slider rimanendo stabili e più l'undervolting è efficace. Però attenzione, perché ai fini poi del risultato che ottenete a livello di riduzione del consumo e della temperatura è importante anche la frequenza massima che impostate, perché più è alta questa e più comunque spingerete la scheda a lavorare a frequenze superiori e dunque ad utilizzare anche core voltage superiori. Infatti potete vedere benissimo da questo esempio come in queste due prove che ho effettuato di undervolting, una dove ho impostato la frequenza massima a 2700 MHz, l'altra a 2600 MHz, nonostante lo slider della tensione sia settato allo stesso modo, ovvero 1060 mV, quindi ho applicato in entrambi i casi un offset negativo di 90 mV, vedete che in realtà poi la tensione media rilevata durante il benchmark nei due casi è ben differente, ci sono circa 50 mV di differenza. Questo perché la GPU ha operato a frequenza differente. Laddove ho impostato 2700 MHz, la frequenza è stata più alta ed ha richiesto a sua volta una tensione maggiore. E cambia naturalmente il risultato anche sul piano temperature e consumi, perché vedete che in un caso rispetto alla configurazione stock sul picco di temperatura perdiamo quasi 10 gradi, 9 gradi, mentre nell'altro la perdita è di 4 gradi. E situazione analoga se vediamo il TGP medio espresso in watt, sempre che mi ha riportato Hardware Info. Quindi tutto questo per dirvi che se volete fare undervolting abbattendo un bel po' temperature e consumi, provate magari ad abbassare anche leggermente la frequenza massima o comunque quantomeno non alzatela, ecco. E poi solita storia, scendete con la tensione finché il sistema risulta stabile e anche a livello di score, risultati, è tutto ok. Date un'occhiata sempre pure a quelli, mi raccomando. Quindi provate ad esempio a 1100 mV, siete stabili, fantastico. Allora scendete ancora, 1090, 1080 e così via. Ad esempio nel mio caso con la frequenza massima impostata a 2600 MHz e lo slider della tensione a 1050 mV sono stabile ed è, devo dire, un ottimo compromesso. Le prestazioni sono praticamente identiche a quelle che ottengo a stock, ma risparmio una trentina di watt e, ripeto, la GPU è parecchio più fresca. Altra cosa utile sicuramente è alzare il power limit al massimo, che non vuol dire consumare automaticamente di più, ma vuol dire alzare il budget a disposizione della scheda video in modo che casomai ce ne fosse bisogno a margine per raggiungere frequenze più elevate. Volendo potete anche provare ad overclockare un po' la memoria, il video è sull'undervolting, però visto che ci sono, nessuno vi vieta di provare a fare un po' di tuning anche per quanto concerne la VRAM. C'è lo slider della frequenza e avete anche la possibilità di attivare i fast timing. Insomma, vi ci potete divertire, ma mi raccomando, fatelo sempre dopo aver trovato la quadra lato GPU, perché se fate tutto insieme poi non ci capite più una mazza, non riuscite più a capire cosa vi rende la scheda instabile. E sempre da qui potete anche gestire la velocità delle ventole regolando semplicemente la percentuale massima o modificando proprio la curva. Quando avete fatto, una volta cliccato su applica, le nuove impostazioni restano attive, verranno caricate ad ogni riavvio e volendo potete anche salvare tranquillamente il profilo in locale. Addirittura, se non dico una cavolata, potete anche associare un profilo ad uno specifico gioco. Insomma, il software di AMD è interessante, devo dire che non mi dispiace affatto. Questo è quanto, ragazzi, vediamo arrivare ormai sul mercato prodotti sempre più tirati, tiratissimi. L'esempio ce l'avete davanti agli occhi con Ryzen 7000. L'overclock è qualcosa che sta diventando il più delle volte veramente poco interessante.
Mentre a mio avviso dovreste sapere tutti che diamine sia l'undervolting, concettualmente che cos'è, come si fa, perché tante volte vale la pena provare a farlo. E arriverà, come detto, un video anche in merito ai processori prossimamente. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un bel like e, come dico sempre, se vi va, ci vediamo al prossimo.